so più in cosa scontrarmi. Questo mondo che oramai mi fa schifo, io e te legati da un filo, io al collo, tu alla mano, e lo tiri quando hai voglia di chiamarmi per strozzarmi. Non sei nulla di me, io qualcosa di te, anche se questa cosa poi mi nuoce. No, non sono bravo con le parole, uso questa penna come portavoce, perché è chiaro che si esprime più di me. Sì, parlare e non farsi capire, capire e far finta di non sentire, tenendo tutto dentro con la rabbia di 300, per poi sfogare tutto su queste mille righe. Qua mi sembra tutto finto, ne sono convinto. Non è bello come l'immaginazione in un dipinto. Resto fermo ad immaginare e ad aspettare qualcosa di reale, ma il realismo qui si è estinto. Come le persone, quelle vere, le sincere, i compagni delle mille sere, tutte cose che vorrei riavere con la forza del parlare, ma alla fine poi finisco sempre con il tacere. Sentirsi immobili e non poter scappare via da qui con queste ali fragili. E la convinzione di essere felice, nascondendo lì sul volto come sempre la mia cicatrice, dicendo non ne esco, ne sono sicuro, e dal buio rinasco come una fenice quando meno te l'aspetti. Vedi le cose in un altro modo, ad occhi aperti, e sentirsi a casa quando si è in metro, con la speranza di non dover ritornare più indietro. Perché è 100.000 volte meglio così, andare avanti e non correre all'indietro come colibrì, con i rimpianti di non aver continuato, perché un passo è pur sempre un passo, anche se sbagliato. E di passi come sbagli qua ne ho fatti molti, imparando ad essere paziente tra i ricordi distorti, i rapporti poi rotti e i torti sepolti in un cazzo di niente. E nonostante tutto sono sempre qui, lo stesso di sempre, stampato e inciso nelle tempie. Vi do un minuto già sapendo che non serve, perché non capirete. Mi presento Massimo, mi sconosciuto.